bless you for your kindness. We bless you for the grace of thee. We bless you that you have never closed the perfect eyes of you upon the state of the elected ones. People you have cleansed with the precious blood of our Lord and Savior Jesus. People you've chosen to become your children. Appear in the sky for the garden of your people. Therefore, we thank you, we bless you for the gift of life, for giving us the privilege of God to be on our favor days, for giving us the opportunity to see this beautiful day. We thank you, O God. We bless you, and as we are standing in your sanctuary this morning, we pray that the spirit of your womb that was sent, that it will equip your people. It will strengthen us. It will cause us to be able to stand on our feet all the days of our life. We pray that he will see us through. Because it is obvious, for we can't do it without him. We can't do it without the presence of the Lord God. We can't do it without the leadership of the Holy Ghost. We humble ourselves to God, that he will see us through. And thy holy name, in the name of the Lord Jesus Christ. Father, Lord God, we thank you, we bless you, we adore you for the opportunity given us this morning to appear before you, to be standing in your presence, to be in your sanctuary. The Bible says in the book of Proverbs that yea, the sleeping of the righteous one shall always be peaceful, because the Almighty God has become the source of our lives. The Almighty God has become our sufficiency. The Almighty God has become our protector, our banner, our shield, and our buckler. We thank you, O God, for allowing us to see this beautiful day. We thank you that your word has been fulfilled. Once again, it will always be fulfilled in our lives. We bless you, and as we humble ourselves, O God, unto the leadership of the Holy Spirit, cause every one of us to experience your visitation this morning. In the name of the Father and of the Holy Spirit, we pray in Jesus' name. Let the church say amen. Amen. In the presence of the Almighty God. Sei felice di essere nella presenza del Signore questa mattina? Amen. Amen. If you are happy, then let's put our hands once together for the King of Kings. Sei felice, allora dai un applauso al Signore. Alleluia. Amen. Amen. Wonderful salvation unto us, that we being a mind thinking of a sheep, thinking of a lamb, no? C'è una salvezza meravigliosa. Amen. All that we can say is, but how come a sheep or a lamb can save a soul of a man? But the Bible says Jesus Christ, being the Son of God, la Bibbia dice Gesù Cristo che è figlio di Dio, he came as a lamb. È venuto come un agnello. And then he saved our soul. E ci ha salvati. So la we are coming anima. To praise the Most High God for his salvation upon our lives. Amen. Adoreremo il Signore Onnipotente per la sua salvezza sulla nostra vita. Amen. Creatore, Signore, mi hai salvato, ti lodo. Yeah.
cuore nella sua presenza, con un canto di lode, con un canto di adorazione. Diciamogli quanto Egli è meraviglioso, quanto Egli è grande. In questo momento vorrei chiederti di rendere disponibile il tuo cuore. Dai tutto quello che hai dentro, digli quanto Egli è grande, quanto Egli è fedele, quanto Egli è amore. In questo momento apri la tua bocca e adora il nome del nostro Signore Gesù. Innalzalo al di sopra di ogni altro nome. Adoralo con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. Nous t'adorons Seigneur, nous t'élevons. Tu es grand, tu es magnifique, tu es merveilleux. Il n'y a point d'autre qui soit comme toi, Jésus. Toi seul es digne de recevoir notre adoration de ce matin. Toi seul es digne de recevoir nos louanges, nos acclamations, nos actions de grâce. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur.
Hallowed be thy name. Santo il tuo nome. And let your kingdom come. Che venga il tuo regno. This morning we worship you. Stamattina ti adoriamo. May only your name be glorified. Che solo il tuo nome sia glorificato. For in Jesus' name we pray. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Let the saints of God shout amen. Give a clap offering to the Lord. As we kindly take our seat. Accomodiamoci. Amen. We thank God also for this morning. Ringraziamo il Signore anche per stamattina. And the bishop and the leadership of this ministry take this opportunity to welcome you all into the presence of God this morning. Nostro vescovo e anziani vi danno benvenuto stamattina alla presenza di Dio. We ask you to feel at home. Vi chiediamo di sentirvi a casa. And we especially welcome all those who are worshiping with us today for the first time. E diamo benvenuto in modo speciale a coloro che adorano con noi per la prima and volta. And we say may the Lord bless you. E diciamo che Signore vi benedice. For choosing to worship with us. Per scelto di adorare con noi. Amen. Amen. This morning we will hear from the questa Lord. Mattina sentiamo dal Signore. And the tongues of fire. E le lingue di fuoco. Has the privilege to minister. Hanno il privilegio di ministrare al Signore. Amen. Amen. And not to embarrass any of you, I want us to be on our feet senza as we welcome tongues of fire. Possiamo alzarci in piedi, diamo benvenuto as they minister alle lingue to the Lord. Fuoco. Amen. Amen. Please, you may have your seat. Accomodiamoci per favore. We were saying to honor the name of the Lord God. And our song is in Francese. Amen. 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 It is only our deepness who has responded. Il nostro canto è in Francese. Amen. For the first time ministering in Francese. Amen. Alleluia. Come on, let's put our hands together for the guest. Amen. Alleluia. Amen. Amen. So when we summarize the whole thing, the song talks about Jesus. Facciamo riassunto. La canzone parla di Gesù. Jesus, the giver of life. Gesù Cristo, il datore di vita. He is the only one who gives life. È colui, solo colui che dà vita. Without him, we don't have life. Amen. Senza Amen. Di lui Amen. Vita. Amen. So those of us who speak English, if you don't understand, I have briefed you. Just follow the tune. Amen. Amen. Non che parliamo inglese e non capiamo, ho fatto un riassunto, così capiamo. Amen. Inan. Amen. Jésus, tu as les paroles de ma vie. Hey. Jésus, tu as les paroles de ma vie. Oh. Jésus, tu as les paroles de ma vie.
Amen. At this time, we ask that all movements be ceased. Stare fermi, per favore. That every movement should be ceased. Che ogni movimento sta. It is time to hear from the Lord. È tempo di sentire dal Signore. Amen. When Jesus was on earth, quando Gesù Cristo era sulla terra, with his disciples, con i suoi discepoli, most times he would tell the disciples, "Wait here. He go and pray alone." Tante volte dice ai suoi discepoli di stare qua e lui va a pregare da solo. And he comes back to meet them more powerful. E torna a incontrarli più potente. Amen. Amen. This morning our Father is in the house. Questa mattina il nostro padre è nella casa. Amen. Like we said, he traveled for missions and now the Lord has brought him safe and sound. Come avevamo detto, è andato in viaggio per una missione e adesso è tornato sano e salvo. Amen. Amen. And so this morning with a humble heart, I want us to be on our feet. Con un cuore umile possiamo stare in piedi, per favore. As I give the pulpit to our bishop. Amen. E invitiamo il nostro vescovo. Amen. Amen. Hands with me in praise. Amen. Lift your hands with me. Anima mia ti adorerà, anima mia ti adorerà, anima mia ti adorerà, anima mia. Anima mia, anima mia, oh, ti adorerà. Anima mia, ti adorerà. Anima mia, ti
blood to save us. Colui che è morto spargendo il suo sangue prezioso per sempre. We glorify you. Noi ti glorifichiamo. We glorify you. Noi ti glorifichiamo. Your name is Jesus. Il tuo nome è Gesù. And no one is like you are. E nessuno è come sei. Take all the honor. Prendi tutto l'onore. Take all the honor. Prendi tutto l'onore. Please, Lord Holy Spirit. Per favore, Signore Spirito Santo. This is your time. Questo è il tuo tempo. To rub your oil of understanding. Che con tuo olio della comprensione. On our minds and our hearts. Ci spalmi il cuore e la mente. Speak to us. Parlaci. Let the entrance of your word. E che l'entrata della tua parola bring healing, porta guarigione, salvation, salvezza, transformation, trasformazione. Do what you have purposed to do. Fai quello che hai pianificato di fare. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. And let somebody say amen. Che qualcuno grida amen. Oh, I thought you are clapping to Jesus. Pensavo che applaudite per Gesù. Amen. Amen. And if it's for Jesus, shout unto his name. Per Gesù, grida il suo nome. Amen. 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 Please take your seat. Per favore, sedetevi. Amen. Amen. Praise the Lord, people of God. Lodate il Signore. I want to greet you. Vorrei salutarvi. In the name of the Lord. Nel nome del Signore. Amen. Amen. My brothers and sisters who are here, that I am the new one here. Miei fratelli e sorelle che siete qui e che io sono il nuovo qui. You came in when I was out. Voi siete entrati mentre io ero fuori. Can you give me a wave of friend? Potete, I want to greet you. Sventolarmi la mano, vorrei salutarvi. Oh, put your hands together. Un applauso. Amen. 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 Thank you for coming. Grazie di essere venuti. Amen. Amen. By God's grace, I am the servant in this house. Per la grazia di Dio, io sono il servo di questa casa. That serves you. Che vi serve. Welcome into the house of your father. Benvenuti nella casa del vostro padre. Please. Per favore. After service. Dopo il culto. Give me 1 minute. Datemi un minuto. I want to shake you. Vorrei salutarvi. And greet you in the name of the Lord. E salutarvi nel nome del Signore. And also greetings from Kenya. E anche saluti da Kenya. The land of revival. La terra del risveglio. I pray that every one of us will visit there. Prego che ognuno di voi visiterà quella terra. Amen. And also my brother Bala and my sister Anita, welcome. E anche mio fratello Balla e sorella Anita, siete benvenuti, il Signore vi benedica. Amen. Listen to this. Ascoltate questo. Before we hear the word of God. Prima di sentire la parola di Dio. I believe it will prepare your heart. Credo che questo vi preparerà il cuore. Amen. Okay. A week ago, una settimana fa, early in the morning, presto alla mattina, I got a vision. Ho avuto una visione. Can we stop the movement, possiamo please? Possiamo cessare i movimenti, per favore? Amen. I got a vision. Ho avuto una visione. And in that vision, in quella visione, I was going where with a young man.
Andavo da qualche parte con un giovane uomo. On our way to the place, e sulla strada verso il posto, I was worshiping God inside of me. Io adoravo Dio dentro di me. Singing one of the old songs of my fathers. Cantando uno dei cantici antichi dei miei padri. Maybe few of us may know that song. Forse pochi di noi conoscono quel canto. I'm talking about those who come from Ghana. Parlo, riferisco a quelli che sono di Ghana. And all of a sudden, e all'improvviso, somebody took me. Qualcuno mi ha preso. Into the sky. In cielo. E mi ha portato in cielo. Enter inside. Entrando dentro. And there I was singing that song. E lì io cantavo quel canto. Worshiping God. Adorando Dio. I did not see any hand. Non ho visto nessuna mano. But I was inside. Però io ero dentro. Amen. Amen. And wow. Oh wow. And I would go one end to the other. E andavo da una fine all'altra. Singing that song. Cantando quel canto. Worshiping God. Adorando Dio. And my desire was, will this thing that is carrying me take me to the heavens where God lives? E il mio desiderio, ciò che pensavo, chiedevo, ma questa cosa che mi porta, mi sta portando in cielo dove vive Dio? I was there for long. Io ero di là per lungo tempo. Until fino he dropped me somewhere. M'ha messo da qualche parte. To save a girl. Per salvare una ragazza, girl, una bambina. About 1 to 7 years old. In circa da un anno a 7 anni. Then I wake up. Poi mi sono svegliato. And I remembered. Poi mi sono ricordato. John chapter 4. Giovanni capitolo 4. Verse 23. Versetto 23. It says. E dice. The hour. L'ora. Has come. È giunta. That God. Che Dio is seeking for those who worship him in spirit. Sta cercando quelli che lo adorano in spirito. It is my prayer. E è la mia preghiera. That the Lord will open your eyes. E che il Signore aprirà i vostri occhi. That this house. Che questa casa. Is his house. È la sua casa. And he demands of every one of us. E lui chiede a ognuno di noi to worship him, di adorarlo, not in flesh, non nella carne, but in spirit, ma nello spirito, and in truth, e nella verità. Our worship here, la nostra adorazione qui, meaning, vuol dire praise and worship, lode e adorazione, thanksgiving service, ringraziamenti, Sunday school service, durante la scuola domenicale, time of ministration by the tongues of fire. Ministrazione della lingua, del fuoco. Preaching time. Tempo della predicazione. Are spiritual things. Sono delle cose spirituali. And I pray that you prepare your heart for the Lord. E io prego che voi vi preparate il cuore per il Signore. Amen. 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 That song you cannot sing with me, as you have sung, then all of us will quel sing. Canto non potete cantarlo con me, altrimenti l'avrei cantato insieme a voi. Amen. Amen. I don't know, maybe other James, you forse know. Anziano James sa. Amen. Amen. The song says. Il canto dice. The kingdom of heaven. Il regno dei cieli. Angels have surrounded it. Gli angeli l'hanno circondato. There I have my Jesus. Lì ho mio Gesù. Who will save me? Che mi salverà. Because he has power. Perché lui ha il potere. And salvation. E ha salvezza. Amen. It is my prayer. È la mia preghiera. That you be part of this kingdom. E che voi farete parte di questo regno. We are reading from Romans chapter 14, verse 17. Leggiamo da Romani capitolo 14, versetto 17. Amen. Romans. Romani. Chapter 14. Capitolo 14. I'm reading from verse 17. Io leggo da versetto 17. If you are there, can I have your amen? Se ci sei, puoi dire amen. I believe the interpreter is doing a good job.
Credo che l'interprete sta facendo un buon lavoro. All my brethren who are using the headphone, are you hearing the voice clear? Tutti i miei fratelli che usate le cuffie, sentite bene la voce? Amen. Amen. Why not one of you go so that the class every day will be free? You finish singing, right? Okay, then you go. But thank you. Amen. And I need one of you. Other you, watch me here, my daughter. Other you, or Filia Preferita, to do a work when we are doing morning devotion. Ho bisogno di voi, una di voi due, o tu o la figlia preferita, per fare un lavoro quando facciamo alla mattina la devozione mattutina. This shows that Monday morning, 4:30, you should be awake. Questo vuol dire che lunedì mattina alle 4:30 dovete essere svegli. Because our brethren who are here and they have not learned Italiano must be part of what the Lord is doing in our morning devotion. Perché i nostri fratelli qui che non hanno ancora imparato italiano devono fare parte ciò che il Signore sta facendo durante la nostra devozione mattutina. So after service, two of you please see me. Quindi dopo il culto, due di voi vedetevi con me. I read. E leggo. Okay. Are you there? Ci siete? Romans 14:17. Romani 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace. Enjoy in the Holy Spirit. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Proverbs chapter 10, verse 16. Proverbi 10, 16. Mr. Technician, thank you for the voice. I love it and I believe you will not change anything there. Tecnico, grazie per la voce. A me piace e spero che non cambi niente. Amen. Proverbs 10:16. Proverbi 10:16. The wages of righteousness leads to life. The gain of the wicked to sin. Il guadagno del giusto serve per la vita. Il salario dell'empio serve per il peccato. Amen. Amen. Watch me, please. Guardatemi per favore. Before I travel, prima di viaggiare, the Lord was leading me to treat this subject, the wages of righteousness. Il Signore mi guidava a fare questo studio, il salario della giustizia. Amen. In other words, in altre parole, the benefits of righteousness. I benefici della giustizia. What you get out of the righteous life, you will lead. Ciò che tu guadagni dalla vita della giustizia che tu vivi. And I remember. E io me lo ricordo. That I said it last 3 weeks or a month ago. E che io ho detto o 3 settimane fa oppure un mese fa. That righteousness, che giustizia, is a gift from God. È un dono da Dio. That no man, che nessun uomo, by his power, per mezzo della sua potenza, by his strength, per mezzo della sua forza, by his background, per la sua provenienza, or by his education, oppure la sua istruzione, or do good, oppure il bene che fa, will
give him that righteousness. Può dargli quella giustizia. But the Bible says, ma la Bibbia dice, this righteousness, che questa giustizia, is a gift of God, è un dono di Dio, that come through Jesus Christ, arriva tramite Gesù Cristo, the one who died on the cross, colui che è morto sulla croce, not because he was a sinner, non perché era un peccatore, like the thief, come ladro, but he was a righteous man, ma era uomo giusto, sent by God, mandato da Dio, to redeem, per redimere, all those, tutti quelli, who sold their birthright, che hanno venduto la loro prima genitura, for food, per il cibo. Hello. We sold our birthright. Abbiamo venduto la nostra posizione di essere il primo figlio. The righteousness. La giustizia. The peace. La pace. The joy of the Holy Ghost. La gioia dello Spirito Santo. The kingdom of God. Il regno di Dio. In the garden of Eden. Nel giardino di Eden. For food. Per il cibo. Hello. That were not cooked by Satan. E che non è stato cucinato da Satana. I believe somebody is coming home with me. Penso che qualcuno mi sta seguendo. We saw the glory of God. Abbiamo visto la gloria del Signore. That were covering us. Che ci copriva. Protecting us. Ci proteggeva. That lead us. Che ci guidava. To eternal life. Nella vita eterna. For food. Per il cibo. That were not cooked by Satan. Che non è stato cucinato da Satana. It was a food. Era un cibo. In our own house. Nella nostra stessa casa. He came. Lui è venuto. And twisted our mind. E ci ha imbrogliato. And he caused us. E ci ha causato. To eat the food. Ci ha fatto mangiare il cibo. Not with him. Non con lui. Because he knew. Perché lui sapeva. What was in the food. Ciò che era nel cibo. But the Bible says, ma la Bibbia dice, by the grace of God, per la grazia di Dio, Jesus, Gesù, the Holy One, il Santo, the righteous One, il giusto, the eternal rock of ages, la roccia eterna degli anni, the bread of life, il pane della vita, the living water, l'acqua viva, the King of Kings, il re dei re, came down, lui è venuto giù, to buy us. Per comprarci. Who have sold our life. E che ci siamo venduti la vita. For food. Per il cibo. By his blood. Per mezzo del suo sangue. So anyone. Quindi chiunque. Who accept this Jesus. Chiunque accetta questo Gesù. As his Lord. Come il suo Signore. And Savior. E Salvatore. And believe. E crede. In the purification. Nella purificazione. By the blood of Jesus. Per mezzo del sangue di you Gesù. You receive. Tu ricevi. This gift. Il suo dono. From God. Da Dio. And it is called. E si chiama. Righteousness. Giustizia. Amen. Amen. And I said, e io ho detto, righteousness, giustizia, when you read your Bible, quando leggi la tua Bibbia, out of 520 verses, da 520 versetti, you get 540 times, tu trovi 540 volte mentioning, pronunciata, in these verses, in questi versetti, righteousness. Giustizia. Righteousness. Giustizia. And I said, io ho detto, righteousness, giustizia, is God. È Dio. And God, e Dio, is righteous. È giustizia. That's why the Bible says, è per questo che la Bibbia dice, I am holy. Io sono santo. That is God talking here. Questo è Dio che parla. So anyone, quindi chiunque, who want to come to me, chiunque vuole venire must da be me, holy. Deve essere santo. For without holiness, e senza santità, your eye, i tuoi occhi, will never mai see God. Vedranno Dio. Amen, somebody. Amen. And we said, e abbiamo detto, to receive this righteousness, per ricevere questa giustizia, you have to, tu devi, give your life, dare la tua vita, to Jesus, a Gesù, and totally, e totalmente, depends on him, dipendere su di lui. And if you do this, e se fai questo, you will be right standing with God, tu starai giusto con Dio, and have relationship with him, e avrai comunione con lui. And if you do this, e se fai questo, God calls you, Dio ti chiama. Righteous man, uomo giusto, who shun evil, e che odia e evita il male. Hallelujah. Amen, somebody. Amen.
And we said, e abbiamo detto, let me take you through so that my brethren who are not here can. Fatemi farvi attraversare ciò che abbiamo detto, così che i fratelli che non erano presenti can possano also benefit from avere it. Beneficio da though esso. When you go to Facebook, our site, and even YouTube, you will get this message. Anche se andate sul nostro sito, sul Facebook e su YouTube, troverete questi messaggi. Amen. So we said, e quindi abbiamo detto, God che Dio has given us this righteousness, ci ha dato questa giustizia, and we get it through faith, e noi l'avremo attraverso fede in Jesus Christ, fede in Gesù Cristo, the Lord, il Signore. And if you receive this gift, e se tu ricevi questo dono, and you live by it, e vivi per mezzo di esso. And we say, how do you live by it? E abbiamo detto, come vivi per mezzo by di questo dono? By putting the word of God attraverso mettere la parola di Dio into practice. In pratica. Amen. Because men today, perché uomini d'oggi, don't want anyone to control them. Non vogliono che nessuno li controlli. We are democrat people, right? Noi siamo nel democratico. Everybody has his freedom. Ognuno ha la sua libertà. When you come to the church in Europe, quando vieni nella chiesa in Europa, pastor don't have right to correct anyone. Il pastore non ha il diritto di correggere nessuno. But let me tell you, ma fatemi dire a voi, if no one, se nessuno is able, è in grado to tell you, di dirti, please, per favore, don't do that. Non fare questo. Do that. Fai quello. Your life is in danger. La tua vita è in pericolo. Amen. Even Adam. Anche Adamo and Eve, ed Eva, who were in the garden, che erano nel giardino, where God comes every day, dove veniva Dio ogni giorno, Satan deceived them. Satana li ha ingannati. Talk less of you and me living in this twisted generation. Non ne parliamo di te e me che noi viviamo in questa generazione tortuosa. Amen. So we give point one. E quindi abbiamo dato il punto uno. We said there is a benefit of living a righteous life. Abbiamo right? detto che ci sono dei benefici nel vivere in giustizia. So last 3 weeks I give you Psalm 37 verse 25 as point one. Am I right? 3 settimane fa vi ho detto Salmi 37 versetto 25 come il primo punto. Amen. And point number two, I give you Isaiah chapter 3 verse 10. E punto numero due vi ho dato Isaia 3:10. Amen. I love that scripture. Say, tell the righteous, it shall be well with you. A me piace. Ha detto, di al giusto che avrà del bene. And he will eat the fruit of their labor. E mangerà il frutto della sua fatica. Point number three, we read Proverbs chapter 4 verse 18. Punto numero 3 abbiamo letto Proverbi 4:18 and Proverbs 11:21 e Proverbi 11:21. Point number 4 we read Proverbs 2:7-8, punto right? Numero 4 abbiamo letto Proverbi capitolo 2 da versetto 7-8. Amen somebody. Amen. And today, e oggi, I continue. Io continuo. Where we read, dove abbiamo letto? Apostle Paul was the one talking. Apostolo Paolo era la persona che parlava to the church that was in Rome, alla chiesa che era a Roma, this Roma, questa Roma. In other words, in altre parole, he was talking to the church in Italy, parlava alla chiesa in Italia. And thank God, e grazie a Dio, Letta glory, Piacenza, we are in Italy, siamo in Italia. So we are part of Romans chapter 14 verse 17. Quindi hallelujah. Noi facciamo parte di Romani 14, 17. And his advice is this. E il suo consiglio è questo. That the kingdom of God, il regno di Dio, is not about eating, non riguarda mangiare, and drinking, e bere, festa, festeggiare. Amen. Holy matrimonio is good. Santo matrimonio va bene. Birthday is good. Compleanno va bene. Amen. There are ethnic group of people who like festa.
C'è un gruppo etnico che questo gruppo piace fare le feste. Wow, it's good. Wow, va bene. But when you come into the kingdom, ma quando tu vieni nel regno, please modify that one little. Per favore modifica anche quello. Because some of us, when it comes to birthday, we can stop coming to church and do birthday. Let your birthday be in Christ. Perché very, very important. Alcuni di noi, quando si tratta di compleanno, possiamo anche smettere di venire in chiesa e stare a casa per festeggiare il compleanno, ma facciamo in modo che il compleanno sia in chiesa, sia in Cristo. Romani 14:17 dice: there is a danger here. C'è un pericolo qui. That men can turn their belief. E che uomini possono mutare il loro credere. Serving the Lord, servire il Signore, to materialism, alle cose materiali. All that they know, tutto quello che sanno, I'm going to church, vado in chiesa, and as long as I'm a Christian, e finché sono cristiano, I have to build mountains, devo costruire delle ville. Everything must go well with ogni me. Cosa deve andare bene con me. He says, dice, there is a danger, c'è un pericolo, to build yourself, a costruire te stesso, here and now, qui e ora, and forget your eternal home, e dimenticarti della tua casa eterna. Hello, ci siamo? Today you go to church, oggi vai in chiesa, everybody, tutti, want to be a millionaire. Vogliono essere miliardari. Everybody, tutti, want to get rich. Vogliono avere ricchezza. Everybody, tutti, want everything to go well. Vogliono che tutto va bene. No one want a problem. Nessuno vuole dei problemi. Paul says, Paolo dice, no, no, your faith, la tua fede, if you build on these things, se la tua fede viene edificata su questa cosa, food, cibo, marriage, matrimonio, cars, macchine, mansions, ville, good work, buon lavoro, living well, vivendo bene, you will lost, tu ti perderai. Why? Perché? There is what is called a new world. C'è quello che si chiama il nuovo mondo. New heaven. Il cielo nuovo. New Jerusalem. Gerusalemme nuova. Preparing, preparando for those, preparato who per quelli pursue righteousness, che inseguiranno giustizia. And if you pursue righteousness, e se tu insegui giustizia, you receive peace, ricevi pace with God, con Dio. And if you have that peace, e se hai quella pace, you receive the joy, ricevi la gioia that comes within, che arriva dentro. That is the joy of the Holy Ghost, cioè la gioia dello Spirito Santo, that help you to set your hope, e che ti aiuta a mettere la tua speranza, on the things in heaven, sulle cose in cielo. And so he says, e quindi dice, righteousness, che giustizia, is what you must seek, è ciò che devi cercare. When you come to Christ, quando tu vieni in Cristo, remember this, ricordati di questo, your euros, i tuoi euro, your mansions, le ville che your hai, beautiful partner, la compagna, compagno bello, will not go with you, non andrà con te. Amen. Will never go with you. Non andrà mai con te. That's why heaven there is no marriage. È per questo che in cielo non c'è nessun matrimonio. And I've never seen. E io non ho mai visto. Couples. Coppie. That has been buried. Che sono state sepolte. Inside one box. In una scatola. Have you seen before? Hai mai visto? Hmm? Hello, ci siamo? Answer me. Rispondetemi. Have you seen before? L'avete mai visto? You loved your neighbor. Tu ami il tuo vicino. But even though you die the same day, anche se morite nello stesso giorno, they will separate you. Sarete separati. One box. Una barra. In one hole. In una fossa. It means. Vuol dire. Everybody. Che ognuno. Go his way. Va nella sua via. So build your destiny. Quindi edifica il tuo destino. In righteousness. In giustizia. So that when you die, così che quando muori, you will have a place to live. Tu avrai un posto dove vivere. Because there, perché di là, we shall live. Vivremo.
Amen. Amen. So, point number five, come with me. Punto numero cinque, venite con me. We don't want to be like Adam and Eve. Am I right, noi Bridget? Non vogliamo essere come Adamo ed Eva. You want to be like Adam? Vuoi essere come Adamo? Or Mama Eve? Oppure Mamma Eva? No. No. The understanding I got here. Sapete, la comprensione che ho ricevuto qui makes me afraid. Mi fa avere paura. When I said, quando ho detto, we sold our birthright, che abbiamo venduto la nostra prima genitura for food, per il cibo. That is what human beings live for, eh? È per questo che gli uomini vivono per avere clothing, vestiti, shoe, scarpe, food, cibo, house, case. That is all that we labor for. È tutto questo che noi lavoriamo per all avere. These things were in the fruit that we ate. Tutte queste cose erano nel cibo, frutto che abbiamo mangiato. And another food has come. È arrivato un altro cibo. It's called, si chiama, the bread of life. Il pane della vita. If you eat that bread se of life, se tu mangi quel pane della vita, you will not labor for this earth alone. Non lavorerai soltanto per questa terra. He will give you a great reward. Ma lui ti darà un grande premio. And that bread is called Jesus Christ. E quel pane si chiama Gesù Cristo. Point number 5, Proverbs chapter 21 verse 21. Come with me. Punto numero 5. Proverbs 21:21. Proverbi capitolo 21 versetto 21. Remember I said I decided to give you scriptures instead of words. Ricordatevi, ho deciso di darvi delle scritture invece che parole. So that when you go home you have verses to read. Così che quando andrete a casa avrete dei versetti da leggere. Point number 5. Punto numero 5. Proverbs 21:21. Proverbi 21:21. He says, dice, whoever pursues righteousness and kindness will find life. Righteousness and honor. Hallelujah. Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria. Amen. Amen. Can you lift your hands with me? Potete alzare le mani con me? And say this after me. E dire questo dopo di me. If I pursue righteousness. Se io Se io ricerco la giustizia, I will find life. Troverò vita. And righteousness. E giustizia. And honor. E onore. Hear this song. Ascoltate questo. I'm reading it again. Lo rileggo ancora. Whoever. Amen. I'm not saying, I'm just reading it again. Io soltanto lo leggo ancora. Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness and honor. Hallelujah. Chi ricerca la giustizia e bontà troverà vita, giustizia e gloria. Solomon is saying, please watch me. Salomone sta dicendo, guardatemi per favore. If se whosoever, dice chiunque, it chiunque, means dice, vuol woman dire, donna, a man, uomo, white, moglie, black, bianco, nero, slave, schiavo, poor, povero, rich, ricco, any human being, ogni essere umano, that to decide, decide, to pursue righteousness, di ricercare giustizia, and kindness, e bontà, you will find, troverà, life, vita, this life, questa vita, is not the one we are living, non è quella che viviamo, everything, ogni cosa that moves, che si muove, grows, cresce, flourish, fiorisce, has life in it, ha vita in essa. But the life that we have now, ma la vita che abbiamo adesso, Moses says, Mosè disse, 70 years, 70 anni, buonanotte, buonanotte,
Am I right? Dico bene? More, he says 100 years. Dice 100 anni. But when you see the person, ma quando tu vedi una persona, it's better it's not exist. Am I right? 100 anni sarebbe meglio se la persona non esistesse. He can't do anything. Perché a 100 anni non può fare even niente. Eating is a problem. Anche a mangiare è un problema. That is not the life he's talking about. Quella non è la vita di cui parla. If you pursue righteousness, se tu ricerchi giustizia and kindness e bontà, and I said, io ho detto, righteousness giustizia is God. È Dio. In other words, in altre parole, if you pursue God, se tu ricerchi Dio, in other words, in altre parole, if you decide, se tu decidi to walk, di camminare, after the steps, secondo I passi of God, di Dio, through your faith, attraverso la tua fede, in Jesus Christ, in Gesù Cristo, you will find, tu troverai, everlasting life, la vita eterna. And if you find this everlasting life, se tu trovi questa vita eterna, he says, dice, you will find righteousness. Troverai giustizia. In other words, in altre parole, pursuing righteousness, cercando giustizia, you will find him. La troverai. Where? Dove? In Jesus, in Gesù, the Son of the Living God, il Figlio del Dio vivente. And if you find him, e se tu lo trovi, honor, onore. Hallelujah. I see this honor. Io vedo questo onore. Like this way. In questo modo. I am from. Io sono da. A poor family. Da una famiglia povera. Very poor. Molto povera. I'm not ashamed to say. E io non mi vergogno di dire questo. I told you. Io ve l'ho detto. I went to school. Che sono andato a scuola. From class one. Da prima elementare. My grandfather, il mio nonno, sold a braces. I don't know if you know braces. Ha cucito un vestito. A knicker with a belt, the same material made a belt to hold it. Pantaloncino utilizzando la stessa stoffa per fare la cintura per tenere il pantaloncino. From class one, dalla prima elementare, to class six, fino alla sesta, the same uniform, con lo stesso vestito. And you can imagine, e potete immaginare, with no shoe, senza scarpe, until I finish school, fino a quando io ho finito la scuola, I never wear shoe, non avevo mai indossato le scarpe. At times Christmas time, a volte durante il Natale. If I do not labor, se io non lavoro, and get some money, per avere un po' di soldi, to buy one shoe, per comprarmi un paio di scarpe, or a shirt, oppure una camicia, that Christmas, in quel Natale, I will not wear a new clothes. Io non avrò vestito nuovo. So a poor boy like me, quindi un ragazzo povero come me, then a grace. Poi una grazia came from heaven, arriva dal cielo, and hit the earth, e colpisce la terra, and I saw the grace, e io ho visto la grazia, and I decided to pursue that righteousness, e io ho deciso di ricercare quella giustizia. Then, allora, by his grace, per la sua grazia, he revealed himself, lui si è rivelato to me, a me, and I embraced him, e io l'ho abbracciato, and he brought me, e m'ha portato out of poverty, fuori dalla povertà, dirty, dalla sporcizia, sickness, dalla malattia, shame, dalla vergogna, not to the king, non al re of this earth, di questo but mondo, the king of kings, ma al re dei re. And he gave me, e lui mi ha dato la sua vita. This is the honor I'm talking about. Questo è l'onore di cui sto parlando. And today this poor boy, e oggi questo povero ragazzo stand before you, sta davanti a voi preaching, predicando. The poverty, la povertà, did not kill me, non mi ha ucciso. The poverty, la povertà, did not push me to serve idols, non mi ha spinto ad adorare idoli. But Jesus, ma Gesù me, mi ha trovato. This is the honor I'm talking questo about. È l'onore di cui sto parlando. Amen. Amen. Please. Per favore. Don't let your beauty deceive you.
Non permettere alla tua bellezza di ingannarti. It's nothing. È nulla. Don't let the few euros you are receiving to deceive you. Non permettere ai pochi euro che tu ricevi di ingannarti. It's nothing. Sono nulla. The honor Solomon is talking about. L'onore di cui sta parlando Salomone. Is you find Jesus. E tu che trovi Gesù. And give his life to him. E dai la tua vita. And run away from sin. E scappare via dal peccato. And live a righteous life. E vivere in giustizia. You shall appear. Tu apparirai. Before God. Davanti a Dio. The everlasting one. Colui che è eterno. When this world is passing by. Mentre questo mondo sta passando and via being burned in fire, e sarà bruciato in fuoco, your life la tua vita will be preserved, sarà preservata and you shall be with God, e tu sarai con Dio and inherit e erediterai the new world, il nuovo mondo, the new Jerusalem, la nuova Gerusalemme. Honor onore is being given free. Viene data gratuitamente. Come vieni and get your portion. Vieni a trovare la tua porzione. Hallelujah. Amen. I thank God. Io ringrazio Dio. In Kenya, the Lord gave me opportunity. I was preaching in one of their branches. Il Signore mi ha dato l'opportunità. Io predicavo in una delle chiese di là. And I told them. E io gli ho detto. Oh. If not because He saved me. Se non perché Lui mi ha salvato. I won't be here today. Non sarei qui oggi. I used to sleep outside. Io dormivo fuori. Outside. Fuori. Walk the whole day. Camminare per tutto il giorno. No water to bath. Niente acqua per lavarmi. No place to sleep. Niente posto per dormire. There was a lady who used to sit at the roadside. C'era una donna che vendeva il cibo sulla strada per strada. In the night. Durante la notte. So there we would go and eat. E quindi di là andavamo a mangiare. And we would hang around. E noi ci mettevamo in quel luogo. After he has packed everything and go. Dopo che ha finito portando via tutto. The carton. I cartoni. It's my mattress and my pillow. Erano e il mio materasso e il cuscino. And I would sleep there. E io ci dormivo di là. And in the morning, e presto alla mattina wake up, mi svegliavo. Get a water to wash my trovando face, acqua per lavare la faccia. Life continued. La vita continuava. If se, the Lord has saved you, se il Signore ti ha salvato and you are here, e sei qui. Use this opportunity. Usi questa opportunità. Being in Europe, essendo in Europa, and serve the Lord. E servire il Signore. If the Lord has given you opportunity, se il Signore ti ha dato l'opportunità, and you are growing here, e stai crescendo everything qui, is there. Ogni cosa è presente. When you open the fridge, quando apri il frigo, everything is there. Tutte le cose che vuoi. Don't let those things to close your ears. Non permettere a quelle cose di chiudere le tue orecchie. It's an opportunity. È un'opportunità. To serve the Lord. Per servire il Signore. With joy. Con gioia. Because perché He has favored you. Lui ti ha favorito. Don't let me go there. Some of you will cry, so let me stop here. Non permettetemi di andare di là perché alcuni di voi piangerete, quindi fatemi fermarmi qui. One day I opened letter to my children and they began crying. Say, Papa, è vero? Sì, sì. Then they began crying. I'm sorry. Un giorno ho raccontato un pochettino ai miei figli e loro hanno iniziato a piangere. Hanno chiesto, papà, è vero questo? Ho detto, sì, è vero. Amen. Amen. Point number six. Punto numero 6. First Peter chapter 3, verse 12. Come Primo with me. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 12. Amen. Venite con me. Today, oggi, the Lord, il Signore, has blessed me. Mi ha benedetto. Amen. Amen. Verse 12. Versetto 12. Hear this. Ascoltate questo. First Peter 3, verse 12. Primo Pietro 3, 12.
Some of us, because of Europe, we are pompous and we think, oh, it's fiori, fiori, fiori. We don't want to serve the Lord. Alcuni di noi, per via di Europa, siamo così pomposi e pensiamo che tutto fiori, fiori, e non vogliamo servire il Signore. Don't be a rich fool. Non essere un ricco stolto. Amen. I read. E io lo leggo. For the eyes of the Lord are on the righteous. Hallelujah. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti. And his ears are open to their prayer. E i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. But the face of the Lord is against those who do evil. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. The Bible says, la Bibbia dice, if you pursue righteousness, se tu ricerchi giustizia, the eye of the Lord, gli occhi del Signore, will follow you, ti seguiranno, wherever you are, dovunque tu sei, wherever you go, dovunque andrai, when you are asleep, quando dormi, the eye of the Lord, gli occhi del Signore, will watch over you, veglieranno su di te, when you are going to quando work, vai al lavoro, the eye of the Lord, gli occhi del Signore, will be with you, saranno con te, and you will make sure that when you say anything, dici qualsiasi cosa, yes, lui sente. Hallelujah. Please, per favore, righteousness, giustizia, is what you need, young lady. È quello di cui hai bisogno, giovane donna. Not euros. Non euro. Amen. And even those who run after heroes, they never catch it. Sapete, e quelli che ricercano vanno dietro all'euro, non trovano mai. Sooner or later, più presto o tardi, you understand. Tu capirai that running after hero, e che andando dietro all'euro, is like trying to catch wind. È come cercare di prendere il vento. But if you go after righteousness. Ma se tu ricerchi giustizia, the Lord, il Signore, he says, sta dicendo, if you seek me, se tu mi cerchi, and my kingdom, e il mio regno, and my righteousness, e la mia giustizia, euro, euro, pounds, sterline, dollar, dollari, favor, fama, they will follow you. Favore ti seguiranno. Amen. Amen. Why? Perché you have decided, tu hai deciso, to serve the Lord, di servire il Signore. Righteousness, giustizia, is a great reward, è un grande premio. God give to man who serve, Dio dà agli uomini che lo servono. Amen, somebody. Psalm 34 verse 19. Come Salmi with me. 34, 19. Point number 6. Up to point number 6. Punto. Hallelujah. Psalm 34 verse 19. Salmi 34, 19. My Bible says. La mia Bibbia dice. He says. Dice. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Dice. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. The Bible is saying, la Bibbia sta dicendo, Psalm 34 verse 19. Salmi 34 versetto 19. The Bible is saying, la Bibbia sta dicendo, in this world, che in questo mondo, there are many afflictions. Ci sono tante afflizioni. Oh, many. Oh, tante. Many. Tante. When you want to serve the Lord. Quando tu vuoi servire il Signore. Many. Tante. When our Lord Jesus was talking about the wise builder and the foolish builder. Quando il nostro Signore Gesù Cristo parlava del costruttore saggio e costruttore stolto. Where do you find that scripture? Dove lo troviamo? Is it Matthew 7? E forse Matteo 7? Hello? Oh. Bible students. Right?
The same problem will happen to both. Am I right? Lo stesso problema accadrà a entrambi. He said the rain fall. Dice che la pioggia è caduta. The flood came. È venuto diluvio. And the wind. E poi il vento. Right? So the afflictions. Quindi le afflizioni. In this world. In questo mondo. Does not happen to only the righteous. Non succedono soltanto al giusto. But if you choose righteousness, ma se tu scegli giustizia, you have a deliverer. Tu hai un liberatore. Amen. If you choose righteousness, se tu scegli giustizia, your burden, il tuo peso, becomes his burden. Diventa il suo peso. Your worries, la tua preoccupazione, become his worry. Diventa la sua preoccupazione. Your security, la tua sicurezza, become his security. Diventa la sua sicurezza. Your peace, la tua pace, becomes his peace. Diventa la sua pace. Everything about you, ogni cosa di te, this God, questo Dio, will make sure si assicura that it goes, e che va the way, nella direzione, he has established. Lui l'ha stabilita. Many afflictions. Tante afflizioni. Amen. I remember Pastor Moses. Io mi ricordo di Pastore Mosè. Wow. Wow. Born in a situation. Nato in una situazione. That every male born there must die. E che ogni maschio nato di là deve morire. A baby. Un bambino. The mother tried to save him. La madre ha cercato di salvarlo. It didn't work. Non ha funzionato. He threw him. E lo ha dato via. But remember, ma ricordatevelo. There were an eye. C'era un occhio. A hand. Una mano. A feet. Un piede. Power. Una potenza. That were following him. Che lo seguiva. In that basket. In quella cesta. So. Quindi. River Nile. Fiume Nilo. And all the crocodiles there. E tutti i coccodrilli di là. And all the pythons there. E tutti i pitoni di là. And the cobras. E le cobre. And lions. E leoni. Were not able to eat him. Non furono in grado di mangiarlo. Why? Perché? The eye of the Lord. L'occhio del Signore. Were keeping him. Lo proteggeva. Why? Perché? The parents. I genitori. Were righteous. Erano giusti. Amen. Oh, many things will happen. Sì, tante cose succederanno. You'll be alive. Ma tu sarai in vita. Because the one who is with you. Perché colui che è con te. Is God. Si chiama. Emmanuel. Emanuele, God with us. Dio con noi. The eternal rock of ages. La roccia eterna. The one who go ahead of you. Colui che va dinanzi a te. And at the same time, nello stesso tempo, he's at your back. È dietro di te. And at the same time, nello stesso tempo, he's on your right side. Alla tua destra. And at the same time, nello stesso tempo, on your left side. Alla tua sinistra. At the same time, nello stesso tempo, he's able, lui è in grado, to protect your spirit. Di proteggere il tuo spirito. They inject you in the night. Ti hanno iniettato di notte. And to kill you. Per ucciderti. When they are putting the injection. Quando stanno mettendo la puntura, l'iniezione. He received the poison. Lui riceve il veleno. The next day. Il giorno seguente. The enemies are here. They only want to hear. Ah, il nemico stava ascoltando di sentire. My words. Sono finito. All that they will see you walking around. Tutto quello che il nemico vedrà che tu che cammini in giro. And you do not fall. E tu non cadi. Why? Perché? The hand of the Lord. La mano del Signore. Has delivered you. Ti ha liberato. Sister. Sorella. Pursue righteousness. Ricerchi giustizia. In this Europe. In questo Europa. You are not here for money. Non sei qui per i soldi. You are here. Sei qui. To build your destiny. Per costruire il tuo destino. In Christ. In Cristo. So that if you leave this world. Che quando lasci questo mondo, you have a better place to live. Tu avrai un posto migliore da vivere. Don't let anyone to deceive non you. Permettere a nessuno di ingannarti. Amen. Young men, giovani uomini, they will give you scholarship, vi daranno borsa di studio, premio.
Good. I like that one, premium. But you know you're a handsome man. Ma non sai che sei bello? I'll buy you that. Io ti comprerò quello. You just service me. Tu mi devi servire. Tell that woman. Di a quella donna. If you need a service place. Se tu hai bisogno di un posto di servizio. Go to the distributor there. Vai dal distributore di là. My body. Il mio corpo. Cannot serve you. Non può servirti. For my body. Perché il mio corpo. Is the temple of the Holy Ghost. Lo Spirito Santo. Holy. Santo. Unto the Lord. Al Signore. Don't give yourself to sin. Non darti a peccato. Amen. Don't become so cheap. Non diventare così economico, così che non costi niente. Like Adam and Eve. Come Adamo ed Eva. They eat the fruit. Hanno mangiato il frutto. That fruit. Quel frutto. And leave God. E hanno lasciato Dio. They ate the fruit. Hanno mangiato il frutto. And lost the glory. E hanno perso la gloria. They ate the fruit. Hanno mangiato il frutto. And died. E sono morti. You. Tu. And me ed io has the opportunity abbiamo l'opportunità to choose. Di scegliere. This is the bread of life. Questo è il pane della vita. This is death. Questa è la morte. Moses says, Mosè disse, I advise you, io vi consiglio, choose life, di scegliere vita, so that you may live, così che vivrete. And the life I'm telling you, e la vita di cui is a life of righteousness, è la vita della giustizia. Hallelujah. Don't live your life anyhow, please. Non vivere la tua vita in qualunque modo, per life favore. Is too short. La vita, scusatemi, è troppo breve. Yesterday we went to see one of our bishop's home. Ieri siamo andati ad accompagnare uno dei nostri vescovi a casa. Meaning he is dead. Questo vuol dire che lui è morto. Before I travel, prima di viaggiare, we had a meeting. Abbiamo avuto un incontro. And this bishop were among us. E questo vescovo era tra di noi. Thursday coming. Giovedì prossimo. We have to go to Catania for a meeting. Dobbiamo andare a Catania per un incontro. He is included. Lui fa parte. But. Però. Now. Ora. He is not among us. Lui non fa più parte di noi. What we thank God is this. Ciò per cui ringraziamo Dio. He finished the race. E che lui ha finito la corsa. In Christ. In Cristo. So today. Quindi oggi. He's in a better place than lui us. Si trova in un posto migliore, meglio di noi. The same thing. La stessa cosa. Chumberima don't know. Chumberima non sa. The day. Il giorno. That my heart will stop. Che il mio cuore si fermerà. The same thing with you. La stessa cosa con voi. Some places in this world, alcuni posti in questo mondo, they have a saying, hanno un detto, as the fresh and the green leaves fall, come le foglie vecchie e le foglie fresche nuove cadono, young can die, il giovane può morire, the old can die, il vecchio può morire, that is not important, quella non è importante, the destiny, ma è il destino of them. Destino di entrambi. That is important. È importante. If God call you today, se Dio dovesse chiamarti oggi, if terremoto comes, se arriva un terremoto, as it happened in Turkey, come è successo in Turchia, and me and you, e io e te, are no more, non ci saremo where più. Where will you go? Dove andrai tu? Where will be your destiny? Dove sarà il tuo destino? Will you cry? Tu piangerai like the rich man, come l'uomo ricco in Luke 16, right? In Luca 16, dico bene? Who said? Chi ha detto? Wow. Wow. Who is that? Chi è quello? Let me look again. Fammi guardare ancora. Lazarus. Lazzaro. Sì, è lui. Wow. What is he doing there, that poor guy? Che cosa sta facendo quel poverino? And me, the rich person. E io ricco. Hey, wait. Somebody give me
water. Qualcuno mi dà da bere. I have no peace. Non ho la pace. Papa Abraham. Padre Abramo. Is it Lazarus there? È Lazzaro lì? That boy. Quel ragazzo. Were eating at my table. Che mangiava dalla mia tavola. Not even on the table. Non neanche sulla tavola. The things that were falling under. Gli sbriccioli che cadono. And me, rich man. E io ricco. You leave me here. Mi lasci qui. Please send him. Per favore mandalo. So that he will. That is the. Così con the il tip, dito. Not la, one cup, eh? Non con un bicchiere. Now the rich. Ora il ricco has become poor, è diventato povero to the point that al punto che he don't have money, non ha i soldi to buy per comprare even a cup of water. Un bicchiere d'acqua. Don't become a beggar. Non diventare mendicante. A preacher. Un predicatore. In the lake of fire. Nel lago di fuoco. Be a preacher. Sii predicatore. Yeah. Qui. Prepare your life. Prepara la tua vita. And serve the Lord. E servi il Signore. In holiness. In santità. In righteousness. In giustizia. For there is a destiny. Perché c'è un destino. For all men. Per tutti gli uomini. And you stand on the junction. E tu stai all'incrocio. One road goes left. Una strada vai alla destra. And one go right. E una sinistra e un'altra destra. As you live. Mentre vivi. Choose righteousness. Scegli giustizia. So that you go right. Così che vai alla destra. Be with the Lord. Per essere con il Signore. Before you die. Prima di morire. Yes. Altrimenti. You become that fool. Rich man. Sarai come quel stolto ricco uomo. Be a good custodian. Devi essere un buon custode. Of your soul. Della tua anima. By serving the Lord. Attraverso servire il Signore. Hallelujah. Amen. Praise the King of Glory. Lodate il Re della gloria. Point number seven, then I leave you to go home. Punto today. Numero 7, poi vi lascio andare a casa oggi. Psalm 92 verse 12. Salmi 92 12. Hallelujah. It's a miracle working God. It's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. Alpha and Omega. He's a miracle working God. Psalm 92 verse 12. Salmi 92, 12. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the cause of our God. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. To declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Hallelujah. Per annunciare che Hallelujah. Il Signore è giusto, oh. Egli è la mia rocca, e non vi è ingiustizia in lui. How many of us know palm tree? Quanti di noi conosciamo l'albero della palma? You know palm tree? Conosci l'albero della palma? There's no problem. Have you seen it with your crocro eye? L'hai mai visto con gli occhi nudi o l'hai visto? Oh, you saw it in TV. On TV.
You see it with your crocro eye. Lift L'hai your visto hand. Con gli occhi nudi, alza crocro, la mano. L'albero eye. Della palma. Do you know that palm? Conoscete tree, la palma, l'albero? Nothing of it is waste. Nulla di questo albero è spreco. Nothing. Nulla. Amen. Amen. Nothing. Nulla. The leaves. Le foglie. Is profitable. C'è profitto dalle foglie. In my place. Nel mio posto. Oh, that is what the ladies will use and prepare. We call it a broom, right? And they will. È quello che usano per fare la scopa nel mio villaggio. The fruit. Il frutto. After they get the oil. Dopo che hanno l'olio. The fruit in it. Il frutto dentro. They get the seed. Thank you. They il get seme, another oil there. C'è anche un altro olio. The color of the seed. E il guscio del seme. Also is be used for another thing. È utile per un'altra cosa. And even when you are putting down. E anche quando hai abbattuto questo you albero, get wine out of it. Trovi anche il vino da even when it is dying. Anche quando muore. It produce mushrooms. Produce anche i funghi. And another one we call it a kokoro. E c'è anche la carne, produce anche la carne. Sono sì. Come i vermi, si sì. Mangiano. It's sweet. Un'altra tipologia di. You know, it grows and become big like diventano my thumbprint. Grandi come il pollice, come il mio pollice così. If you use and you put on fire greata. Che buono! Se fai grigliata con questi vermi. Alleluia! Oh, I grow in a village, so. Sapete, io sono cresciuto in un villaggio, quindi. And he continued to say. E continua a dire. You graduate. E che tu ti lauri. Because you know palm. Sapete, la palma. Tree grows to a certain level. Cresce. Fino a un certo livello poi non può più andare. But it says, dice, you grow taller like a cedar in Lebanon. Tu cresci così in alto come il cedro del Lebano. And he goes to say, e va avanti a dire, you flourish, tu fiorisci, even when you are old, anche quando sei vecchio, you produce, produci. And go on to say, e va avanti a dire, the secret is this, il segreto è questo, the righteous, il giusto, are planted, è piantato, not on the river side, non al fiume, but in the house, ma nella casa, in the court, nel cortile, in the presence, nella presenza. Del Signore. It's here we call. È lì che chiamiamo. Lasting life. La vita eterna. It means. Vuol dire. You choose righteousness. E che tu scegli giustizia. You and death. Tu e la morte. Has no contract. Non avete nessun contratto. That's why we call him. È per questo che lo chiamiamo. God of Abraham. Dio di Abramo. God of Isaac. Dio di Isacco. And God of Jacob. E Dio di Giacobbe. He's not a God of the dead. Non è il Dio dei morti. But a God of the living. Ma Dio dei viventi. The rich man. L'uomo ricco. He died. È morto. And saw. E ha visto. That Abraham. Che Abramo. Is still alive. È ancora in vita. Jesus Christ. Gesù Cristo. Came. È venuto. And we discovered. E abbiamo scoperto that Moses Mosè is still alive. È ancora in vita. Why? Perché? He was the planted of the Lord. Lui era la pianta del Signore. So you, quindi tu, if you choose righteousness, se scegli giustizia, you have chosen God. Hai scelto Dio. You have chosen, hai scelto, to be planted, di essere piantato, in the house of the nella Lord, nella casa del Signore, and in the house of the Lord. C'è gioia nella casa del Signore. In the house of the Lord. Alleluia.
alleluia, gioia nella casa del Signore. Nella casa di Dio. Can we sing again? La possiamo cantare ancora insieme? Nella casa di Dio, alleluia, gioia. Nella casa di Dio, alleluia, gioia. Nella casa di Dio, go. Alleluia, gioia, nella casa di Dio, alleluia, gioia. Nella casa di Dio, alleluia, pace. Alleluia, pace nella casa di Dio. Alleluia, pace. Amen. Amen. Brethren, fratelli, all I'm trying to tell you is this. Tutto quello che io sto cercando di dire a voi è those questo. Who chose righteousness, quelli che scelgono giustizia in the Bible, nella Bibbia, they are still alive. Loro sono ancora in vita. Enoch. Noah and his family, e la sua famiglia, David, Daniele, Peter, Pietro, Paul, Paolo, James, Giacomo, Mary Magdalene, Maria Maddalena, that we call, che chiamiamo, demon possessed woman, la posseduta donna posseduta, with seven spirits, con sette spiriti, when he met Jesus, quando si è incontrata and con he delivered Jesus, e l'ha liberata, the Bible says, la Bibbia dice, she became è diventata a disciple, discepolo. Mary Magdalene, Maria Maddalena, became the planted of the Lord, è diventata la pianta, and del she Signore, is still alive today, e ancora è in vita oggi, with the Lord, con il Signore. It doesn't matter, non importa your background, la tua provenienza, what you have done, ciò che hai fatto, in the time past, nel passato, even this morning, anche questa mattina, what you have done, quello che hai fatto, does not matter, non importa. What matter, my daughter, quello che importa, figlia mia, if e se you invite the righteous se one, inviterai il giusto, Jesus Christ, Gesù Cristo, and say, Lord, e dire, Signore, I repent from my sin, io mi ravvedo dai miei peccati, please come, per favore vieni, I want you to be my Lord, vorrei che tu sii il mio Signore, wash me with your blood, lavami col tuo sangue, and come and live in me, e vieni a vivere in me. If you do this, se farai questo, you become holy, sarai santo, like a palm tree, come l'albero della planted palma, in the house of piantato nella casa del Signore. Even though you die, anche se muori, you shall live, tu vivrai, because perché he lives. I can't face tomorrow because healing of fear is gone, and now I know he holds my future, and life is worth a living worth because he vivo a posto mio domani e vivo is gone, yeah. I know, yes I know. Stand with me. Per favore potete stare in piedi. Hallelujah. And now I know. Oh, he holds my future. And life is worth a living just because. Sing again. Possiamo cantarlo di nuovo? Because I can face tomorrow. Because in the days of yesterday is gone.
Sing it again. Mentre le nostre due mani sono alzate a Lui. He alone knows the future. Solo Lui conosce il futuro. And if you entrusted your life into His hands, e se tu affidi la tua vita a Lui nelle sue mani, oh, you will not fear tomorrow. Ah, tu non avrai paura di domani. You will not be afraid of death. Non avrai paura della morte. You will live forever. Tu vivrai per sempre. Say after me, Lord Jesus. Di dopo di me, Signore Gesù. I know you live forever. Io so che tu vivi per sempre. I want to be forever. Io voglio essere per sempre. So I accept you as my Lord and my Savior. Quindi io ti accetto come il mio Signore e Salvatore. I give you my life. Io ti do la mia vita. Come and live in me. Vieni a vivere in me. Build your fountain of life in me. Costruisci la tua fonte di vita in me. Save me from death. Salvami dalla morte. Build righteousness in me. Edifica la giustizia in me. Anoint me with your Holy Spirit. Ungimi con tuo Spirito Santo. Help me. Aiutami. To live for you. A vivere per te. All the days of my life. In tutti i giorni della mia vita. You are my Lord. Tu sei il mio Signore. You are my Savior. Tu sei il mio Salvatore. You are my Father. Tu sei il mio Padre. You are my King. Tu sei il mio Re. To you. A te. I will say. Te io servirò. Help me. Aiutami. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. My daughter Julie, come. I want to pray for you. Figlia mia Julie, vieni, vorrei pregare per te. Lì. And now I know. Julie. Oh, io la fiducia. And life is well. And living just because he lives. Because he lives.
Offerings today. Prenderemo due offerte oggi. The first one is for the Lord. La prima è per il Signore. The first one is with the Lord. Il primo è per il Signore. And the second one, the flower for our late mother. Poi la seconda offerta per il fiore da mettere per il fiore per la nostra madre che è passata. Amen. May the Lord strengthen you. That this land will produce wealth. What you think you cannot do, may this touching bring it into manifestation by the help of the Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Okay. Bene. Can we stand our feet? Bring up your offering. Let's pray over it. We are going. E preghiamo su di essa. Adesso the first offering is for the Lord. La prima offerta è per il Signore. Amen. Amen. Okay, give us a song to take the offering. Dateci un canto. Amen. Can we stand our feet, all of us, please? Quick. Possiamo stare in piedi tutti noi, per favore, veloce. Amen. I come before you today, and there is one thing that I want to say. Grazie Signore per tutto.
tutto ciò che mi dà. Second offering, you bring it to me. I hope the song you people are singing, you are sure of it. Amen. La seconda offerta la date a me. Okay. Ready, go. You bring the second offering. Grazie, Signore. Voglio dirti grazie, Signore. Grazie, Signore. Be to the Lord. Gloria al Signore. Amen. Please, if today is your first time, before I give the microphone to the announcer, if today is your first time, give me my wave of friends. Se oggi è la tua prima volta, vorrei che mi alzi la tua mano. We want to know you. Put your hands together for the Lord. Come on, everybody, clap unto the Lord. Give them the microphone. Ladies first. Prima le donne. Ladies first. Prima le donne. Amen. All protocol observed. Amen. Okay, sister, we want to know your name. In any language, we are international. In qualsiasi lingua, vogliamo conoscere il tuo nome. Noi siamo internazionali. Io mi chiamo Sora Antonietta. Sono una sora cattolica. Mi hanno invitato... mia con sorella paesani Fezabula che mi ha invitato. Amen. Amen. Benvenuta sorella. Ci vogliamo bene. Tante, tante bene. Anche io vi voglio bene. Amen. Okay, our brother, please put your hands together for him. Mm-hmm. Io mi chiamo Emmanuel, sono stato invitato da Nicola e la sua famiglia. Wow. Guarda Emmanuel. Sì. Wow. Sei da solo? No, 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 tre bambini. Ah. Amen. Amen. Ok. My sister there? La mia sorella di là? Dai il microfono. Non è la prima volta. Non era prima? Ah, io che prima. Amen. Ok. Wow. Mio name is Sonia. I am from India. Amen. 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 Wow. Oh, a better clap of friends. Un applauso migliore.
Amen. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. Come on. My pain is hearing his name. Taking away. My pain is hearing his name. I believe. Okay, my sister Sonia and my brother Emmanuel, right? And my sister, please, your name again. Antonetta. Please, this, where is Pastor Rich? Where is Pastor Rich? Okay, please follow this lady for me. He has per a gift for you. Seguite questa donna per me che ha qualcosa. Put your hands together for them. Amen. Amen. Ora vive in me. Gesù vive. Ora vive. Ora vive in me. Vive in me. Gesù vive in me. Ora vive. Welcome, Elder Daniel, to give us the announcement. Amen. Put your hands together. As we will not close today. Amen. Amen. We thank God also for today. Ringraziamo Dio per oggi. For how far he has brought us. Per quanto ci ha portati. And also of bringing our bishop safe and sound. Anche perché per aver portato il nostro vescovo sano e salvo. Amen. Amen. Let's observe the weekly announcement. Ascoltiamo gli annunci di questa settimana. Our weekly activities remain the same. Le nostre attività settimanali sono le stesse. Monday, Tuesdays and Wednesday in the morning from 4:30 to 5:30 a.m. is for our morning devotional prayers. Lunedì, martedì e mercoledì è lo stesso, dalle 4:30 alle 5:30 c'è le nostre preghiere del mattino. We ask everybody to participate. Chiediamo a tutti di partecipare. If you don't have the details, this is the Zoom account. Se non hai i dettagli, questo è l'account del Zoom. You can connect and join with us as we pray. Puoi connetterti e aggiungerti a noi. Mentre preghiamo. Amen. On Tuesdays from 8:30 to 9:30 p.m. Martedì dalle 8:30 fino alle 9:30 di sera. We meet on Zoom to study. Ci incontriamo su Zoom per studiare. It is also part of the service. Fa parte del servizio anche questo. We ask all of you to participate. Chiediamo a tutti voi di partecipare. It is where you can ask questions if you don't understand anything. Lì puoi fare domande se non capisci qualcosa. Amen. Amen. On Fridays, venerdì, from 8:30 to 10 p.m. dalle 8:30 fino alle 10 di sera. We meet here. Ci incontriamo qua in the chiesa. Church to pray and study. Per pregare e studiare. Amen. It is also for all of us. È per tutti noi. Amen. Saturdays in the morning from 10 o'clock a.m. to 12 midday is
time for evangelism. Sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno è per evangelizzazione. So we ask each and everyone to take part, go out and tell somebody the Lord loves you. Chiediamo a tutti di fare parte, andiamo fuori e diciamo alle persone che Dio li ama. Amen. Amen. And in the evening, Saturday, from 6 p.m. to 8 p.m., the choristers comes here to do their rehearsals. E di sera dalle 6 alle 8 ci sono i cantanti che vengono qua a fare le prove. If you are here and you want to sing, you can see Elder James and you'll be part of the choir. Amen. Se vuoi fare parte del coro, puoi vedere il nostro anziano James. Amen. And the contribution towards the building of the children's hall is on course. E le offerte per costruire la casa per i bambini va avanti. Like we say every day and every week, if you want to contribute, you see Pastor Bwadi and you can contribute. It's very important. Come diciamo ogni giorno, se vuoi dare l'offerta per costruire la casa dei bambini, puoi vedere il nostro pastore Bwadi. If you decide what you want to contribute and you don't have it in bulk, you can pay it in rate. Se hai deciso quello che vuoi dare e non ce l'hai adesso, puoi pagarlo piano piano. Amen. And the Lord will bless you. E Dio ti benedice. I thank you for listening to the announcement. Thank you. Vi ringrazio per aver ascoltato l'annuncio. Grazie. Amen. Pray, can we stand our feet? Possiamo stare in piedi per as favore? We receive blessings again from the Lord. All the women, donne. Your leader wants to see you for 5 minutes after service. All the ladies, please wait. Il vostro leader vuole vedervi per 5 minuti dopo il culto. Amen. Amen. And please, the new ones that I don't know you, I want to meet you. Please give me the opportunity to greet you. E le nuove persone Amen. Che non ho ancora incontrato, per favore fermatevi così vi saluto. Amen. Please lift your two hands as I'm doing. Alzate le due mani come sto facendo. Amen. And we pray this prayer. E preghiamo questa preghiera. You'll find it in Psalm 19:17. Lo trovi in Salmi 90:17. Ready? Go. And let the beauty of the Lord our God rest upon us. And establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. In Jesus' name, amen. In Italiano, ready, go. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi. Rende stabili la opera di nostra mani. Sì, opera di nostra mani renderà stabili nel nome di Gesù. Amen. Let's share the grace in fellowship. Condividiamo la grazia. May the grace